trasformati in emendamenti e delle proposte da parte di Forza Italia. Invece tutto questo non c'è. Perché la loro volontà qual è? Raddoppiare il finanziamento diretto, del finanziamento diretto ai giornali e mettere tutto sotto al controllo del governo, non solo la RAI, anche i giornali, perché eliminando quei pochi criteri oggettivi che aveva inserito Monti nella distribuzione delle risorse. E qual è l'intenzione? L'intenzione è che abbiamo, sottosegretario Lotti, che elargirà be prebende ai vari giornali che accettano di non criticare il governo. E questa è l'intenzione che voi nascondete oggi in aula. E poi abbiamo un partito liberale per il libero mercato che invece sul finanziamento pubblico all'editoria diventa statalista perché deve dare soldi dallo Stato alle imprese. Questo Grazie. non vogliono farlo vedere agli italiani. Onorevole Simone Valente. Colleghi. Grazie Presidente. Io intervengo perché sono fortemente contrario a questo emendamento che soffoca il dibattito in quest'Aula. E per rispondere anche alla collega Coscia che parlava di non volontà del Movimento 5 Stelle di confrontarsi nel merito, io devo ricordare l'iter di questa proposta di legge in commissione iniziata a luglio 2014. Abbiamo fatto ben 2 mesi di audizioni in commissione, abbiamo appreso tutte le criticità e le proposte che ci venivano dette. Cosa è successo? A fine dicembre finiscono le audizioni. Ebbene, io mi chiedo, da dicembre 2014 ad oggi, il Partito Democratico quali proposte ha avanzato? O meglio, quali proposte emendative propone oggi e quale confronto ha ottenuto in commissione per 9 mesi in cui abbiamo aspettato, abbiamo collaborato e solo all'ultimo avete tirato fuori un testo per finanziare ulteriormente le imprese editoriali? E non solo. La legge di stabilità l'anno scorso ha certificato che volete ulteriormente aumentare i fondi, perché istituendo il fondo Lotti vengono istituiti 23,5 milioni di euro all'editoria. Io aggiungo, Presidente, mi faccio concludere che sarebbe stato opportuno fare una riflessione ulteriore su temi importantissimi che vanno di pari passo con l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, quale il conflitto di interessi, la distribuzione dei giornali e dei periodici e la raccolta pubblicitaria, temi su cui nessuno ha voluto avanzare delle proposte e che Grazie. sicuramente sarebbe stato oggetto di discussione in commissione. Grazie. Onorevole Duva. Grazie, Perciò, Presidente, siamo oltre il 70° posto in libertà di stampa in questo Paese. Sento i partiti, diciamolo, sia da destra che da sinistra, sono tutti d'accordo che questi finanziamenti all'editoria devono esserci. Ci dicono che sono i più bassi, i sesti, non considerano evidentemente i finanziamenti indiretti, perché ci sono anche quelli. Quindi consideriamo tutto il complesso. Quello che a me non sorprende affatto che SEL non voglia assolutamente, posso dire, staccare questo cordone ombelicale dai partiti all'editoria, perché è chiaro che fa comodo a tutti, fa comodo lì, fa comodo a tutti quanti che ci sia questa cosa. Al Movimento 5 Stelle non fa comodo, un anno e mezzo abbiamo parlato in commissione per cercare di arrivare a qualcosa di concreto, non ce l'abbiamo fatta, per il semplice fatto che ci avete procrastinato in continuazione. Può mai essere una proposta di legge in un anno e mezzo che deve andare avanti e volete ancora continuare? Siamo arrivati in aula, da casa.